Mario e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre vi ricordo di lasciare mi piace, di iscrivervi e di attivare la campanellina per le notifiche. Nel video di oggi mi metterò insieme al buller della scuola, però dovrete scoprire come guardando il video. Ma soprattutto ci sarà un segreto fantassurdo, ma veramente assurdo. Quindi guardate il video e iniziamo subito. Ciao Serena, come va oggi? Ciao Giorgia, va abbastanza bene, grazie. Sono un po' stanca oggi, non ho dormito molto ieri sera. E tu? Che cosa hai fatto tutta la notte? Questo sta stanca a scuola! Mi sono presa a guardare una serie TV, è troppo bella, mi ha preso troppo. Ah, ma dai, e di che cosa parlava? Ragazzi, voi ce l'avete una serie TV preferita? Magari scrivetelo nei commenti. Si chiamava Gossip Girl e puoi dedurre dal nome, non faccio spoiler. Gossip Girl, ho sentito parlare molto di quella serie. Ragazzi, voi per caso l'avete vista? Ogni episodio ti lascia con il fiato sospeso, infatti per questo ho fatto tardi. Proverò a guardarla allora, sai? Mi ha incuriosito tanto. Ehi, ma guardate chi abbiamo qui, le due chiacchierone. Non avete niente di meglio da fare che parlare di serie TV da ragazzine? Scusa, abbiamo il diritto di parlare di ciò che ci piace. Perché non smammi? Ovviamente. Esatto, non ti riguarda affatto cosa discutiamo tra noi. Oh, guardate, le due amichette si difendono tra di loro. Ma sai cosa penso io? Che dovreste cercarvi un hobby. A parte che guardare le serie TV è un hobby. Ma ascolta, non ci interessa minimamente ciò che pensi tu. Esatto, non abbiamo bisogno dei tuoi commenti negativi. Oh, ma che coraggio. Non avete l'intelligenza per capire che state solo perdendo tempo con queste sciocchezze? Noi scegliamo come passare il nostro tempo. Non aspettate a giudicare le nostre decisioni. Sei solo un bullo che cerca di far sentire gli altri piccoli inferiori per sentirsi meglio. Ma che vuole questo così a casissimo? Ha beccato la giornata sbagliata. Esatto, quindi ti consiglio di smetterla di rompere e andartene da qui. Non vogliamo avere niente a che fare con te. Va bene, vi lascio, ma ci rivedremo. Infatti vai che è meglio. Che voleva quello? Ma boh, ma chi lo conosceva? Certo che la gente sta proprio fuori. Non trovate ragazzi? Lasciate mi piace se siete d'accordo con me. Ma che è matto. Comunque, visto che domani non andiamo a scuola, che dici di venire a casa mia, Giorgia? Ricomincio a guardare la serie, ma lo facciamo insieme. Va benissimo, prendo io i popcorn e le schifezze da mangiare. Che buono. Quello era ovvio, sei tu che paghi sempre. sì, come no. Allora ci vediamo stasera. Va benissimo, a stasera, Serena. Finita la scuola, adesso vado a casa e dopo che mi sono cambiata, logicamente, andrò a fare la spesa per portare tutte le schifezze del mondo a casa di Serena. Non vedo l'ora di provare a guardare questa serie TV, sono troppo curiosa. Mi ha messo una curiosità incredibile. Ok ragazzi, ho appena finito di fare la spesa, si è fatta notte fondissima. Ho preso un sacco di schifezze tipo patatine, patatine fritte, popcorn. Poi che altro ho preso? Sì, ho preso anche degli hamburger, così giusto per... poi che altro ho preso? Cioccolatini, che buoni! Anche dei gelati. Mamma mia, ma non le finiremo mai tutte queste cose. Ok, adesso vado a casa di... Ma chi è questo? Dammi tutto quello che hai, se no va a finire male. No, per favore. E non farmi niente, ti darò tutto. Muoviti, dammi il portafoglio e tutto ciò che hai comprato. Ehi, lasciala in pace. Che vuoi tu, broccolo? Tieniti fuori da questa faccenda se non vuoi avere problemi. Non ti permetterò che tu faccia del male a lei. Oddio, se n'è andato. Il bullo della scuola mi ha salvata, non ci posso credere. Grazie mille per avermi aiutato, non so come ringraziarti. Non c'è di che, non sono sempre un tipo così cattivo, sai? Piace per come mi sono comportato stamattina. In effetti non sembravi molto simpatico. Sì, lo so, ma devo trovare qualcosa per svagarmi in quella scuola, se no esco pazzo. Beh, grazie mille ancora per avermi salvata. Mamma mia, ho ancora il cuore a mille. Non mi è mai successo una cosa del genere, è terribile. Di nulla, ma dove stavi andando? A casa della mia amica Serena, la mia migliore amica che hai visto insieme a me stamattina. Facciamo una cosa. Per farti stare più sicura ti accompagno da lei e poi me ne vado. Che faccio? Accetto o non accetto? Non lo so, sono un pochino confusa, però dopo quello che mi è successo sono veramente...
veramente nervosa, quindi forse è meglio che accetti. Perfetto, fantastico, grazie. Ecco, siamo arrivati a casa di Serena. Grazie ancora per avermi accompagnata. Nessun problema, ricorda, se hai bisogno di aiuto in futuro non esitare a chiamare. Certo, lo farò, grazie ancora. È stato veramente gentile, non è da tutti. Beh, devo andare, fai attenzione e divertiti con la tua amica. Certo, va bene, grazie, ci sentiamo presto. Perfetto, e io adesso entro qui a casa. Serena, sono arrivata. Serena, mi dispiace per il ritardo, c'è stata una brutta situazione al supermercato, ma è tutto a posto adesso. Giorgia, che ti è successo? Ah, no, nulla, stavo semplicemente subendo una rapina. Oddio, stai bene? Cosa hai fatto tu? Sì, sì, sto bene. Ricordi il bullo che ci ha infastidite oggi? Non ci crederà mai. Certo, quel matto. Che è successo? Era lui il rapinatore? No, anzi, lui ha messo in fuga il rapinatore. Mi ha salvato e mi ha accompagnato da te per farmi sentire al sicuro. È veramente molto assurdo. Che strano. Vabbè, l'importante è che stai bene. Hai portato le schifezze da mangiare? Non vedo l'ora di riempirmi di cibo. Ovviamente, sì, logico che le ho portate. Bene, sarà una lunga nottata tra schifezze e TV. Fantastupendo! Non ci posso ancora credere che il bullo ti ha salvata in quella rapina. E anche io, è stato gentile, sai, dopo in mensa lo incontro. Ah, e perché? Mi ha scritto e voleva che ci vedessimo. Attenta che non mi fido. Stai tranquilla, Serena, è un bravo ragazzo in fondo. Te mi ha salvato da una rapina. Sì, sì, ma stai attenta, per favore. Sicura, ovvio. Io vado, ci vediamo dopo, Serena. Sicuramente sarà già là, sono in ritardo. Ok, ragazzi, eccolo lì. Ciao, Giorgia, mi fa piacere che sei venuta qui. Ti devo dire una cosa molto importante. Dimmi tutto, mi devo preoccupare. Guarda, Giorgia, voglio essere sincero con te. So di aver avuto un comportamento non proprio amichevole l'altro giorno a scuola, ma ho pensato molto a quello che è successo. Beh, voglio chiederti scusa per tutto quello che ho detto e fatto. Non sono orgogliosa del mio comportamento e vorrei davvero avere la possibilità di rimediare. Ma dai, non mi aspettavo queste parole da parte tua. E c'è una cosa che volevo dirti da un po'. Vorrei chiederti se... se potremmo uscire insieme. Mi piacerebbe conoscerti meglio e dimostrarti che posso essere una persona diversa da quella che hai visto finora. Beh, devo ammettere che questa è una sorpresa. È tutto così inaspettato. Aiuto! Non me l'aspettavo proprio. Non posso negare che mi sei piaciuta fin da quando ti ho conosciuta. Grazie, credo. Non so proprio cosa dire. Mi stai mettendo in una situazione difficile. Mi dispiace se ti metto in imbarazzo. Non era mia intenzione. Prenditi tutto il tempo che ti serve per pensarci su. Ma no, dai, stasera ti va bene se usciamo? Va benissimo. Perfetto, fantastico. Ci vediamo stasera fuori dal cinema. Ci mangiamo qualcosa lì. Ottimo, ci vediamo stasera. Oddio, ragazzi, avrò fatto bene. Non lo so, però è così carino. Non pensavo mai di poterlo dire. Non mi convince quello lì. Ma aspetta, che cos'è quello? Ha perso il suo telefono, non ci credo. Devo assolutamente prenderlo. Non ci credo. Ho scoperto qualcosa di assurdo. Devo avvertire Giorgia. Quindi ci possiamo considerare fidanzati? Oddio, che imbarazzo. Beh, a questo punto direi proprio di sì, dai. Ferma, Giorgia! Cosa c'è, Serena? Perché sei qui? Ho trovato il telefono di sto tizio. Sai che cosa ho fatto alle tue spalle? Ecco, stava filando troppo tutto liscio. No, che cosa? Che vuoi? Sei gelosa per caso? Per essere corretta, hai perso il tuo telefono. Ah, grazie. Beh, tu non mi convincevi fin dall'inizio e quindi mi sono messa a guardare i fatti tuoi sul tuo telefono. Che bella amica che hai, Giorgia. Complimenti. Non fare la vittima. So che hai architettato la rapina a Giorgia con il tuo amico per provarci con lei. Che cosa? Davvero, Serena? Non ci posso credere. Io devo andare. Ciao. Ehi, quello là mi deve una spiegazione. Non può andarsene così. Tanto andiamo a scuola insieme, quindi. Non pensarlo, Giorgia, è una persona squallida. Ma male che sei arrivata. Se no mi mettevo insieme a quello. Anzi, diciamo che praticamente in realtà è quasi stato fatto il danno. Ma come se gli viene in mente a quello lì? Poteva trovare qualsiasi modo per provarci e ha scelto il peggiore. Ma non preoccuparti, dai, andiamo a guardare Gossip Girl. Sì, forse è meglio. Mamma mia, che cosa ho scampato. Vabbè, ragazzi, noi andiamo a guardarci la serie TV. Come sempre, io vi ricordo di lasciare mi piace, di iscrivervi e di attivare la campanellina per le notifiche. Noi ci vediamo nel prossimo video. Aiuto! Ciao!